Stupore quando ho visto che le stesse
non è tornato alla situazione precedente, ma ha marcato una frontiera verso una condizione gloriosa, nuova e definitiva. Gesù non è tornato indietro, è entrato in una condizione nuova e definitiva. In questa condizione nuova e definitiva ha assunto il cielo di una donna, anche la sua madre. Gesù ha unito a sé suo padre e ho scoperto da amante della montagna, non so se lo sapevate, che Maria è patrona delle guide alpine. Maria è patrona delle guide alpine perché in un certo senso Maria ci porta a camminare in fretta verso le cose di Dio. Maria ci aiuta a riconoscere l'opera di Dio in noi, nei mille fili delle circostanze della nostra vita, ci porta a ringraziare. Maria, come madre, genera Cristo in noi e veglia sulla nostra completa trasformazione in figli. Su questo torneremo, perché trovo che a volte noi rischiamo di essere statici nelle nostre definizioni. Col battesimo diventiamo figli di Dio, ci mancherebbe, non è che cambia il catechismo. Però sottolineiamo un po' la dinamicità di questa cosa, cioè ha dato il potere di diventare figli di Dio. Col battesimo non siamo, ma per diventarlo fino in fondo. Maria veglia su questa trasformazione, perché diciamocelo, se il paradiso è uguale ad adesso, sembra necessario, perché entrare per far sì che noi abbiamo gli stessi pensieri di Cristo, vogliamo le stesse cose di Cristo, cioè, scusate le espressioni da catechista dei bambini, dobbiamo entrare a temperatura, avere la stessa temperatura di Cristo. Mi sembra che questa è la santità, e lo Spirito Santo è per diventare così, e vuole da darci a Dio. E se non lo siamo ancora, o lo facciamo adesso, che possa essere diventato una sequoia gigante. Un giorno, secoli prima, era stata una cosa pressoché invisibile, adesso è qualcosa che è impossibile da cingere con le braccia, alto come un palazzo, più di un palazzo. La guida alpina chi è? La guida alpina è colui che non serve a niente finché non ce n'è bisogno. Questa è la gente applicata a Maria. Che non serve niente finché non c'è bisogno. Pensate alla vostra Madonna. La guida alpina non cerca il suo successo ma quello del cliente. Maria non cerca il suo successo ma quello del cliente, che siamo noi. Maria è patrona significativamente delle guide alpine, perché è colei che per prima è arrivata in cima, definitivamente, in anima e corpo, cioè in lei la risurrezione è già completa, a partecipa di Cristo vivo e risorto in questa condizione definitiva, totalmente in anima e corpo. Ed essendo arrivata in cima, conoscendo la strada per arrivare in cima, lei può accompagnarci. Maria è stata discepola di Gesù e quindi è madre di tutti quelli
nostra madre nel dire sì fino in fondo a diventare figli di Dio, cioè è madre del fatto di per quelli che vogliono diventare figli in fondo, figli. Allora direi, vi dico, in questo cammino che come vi ho detto non è stato subito emozionale, affettivo, sentimentale, che cosa mi ha profondamente aiutato e consolato? Che cosa? Il Vangelo. A me ha consolato il Vangelo. Dei passi di Vangelo. Il primo, quando Gesù viene presentato al Tempio e si dice che il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Sono le parole di Simeone, di Anna. Simeone li benedisse, parlò a Maria sua madre, egli è qui per la rovina e la risurrezione di molti in Israele, segno di contraddizioni, perché siano svelati i pensieri di molti cuori, e anche a te una spada trafiggerà l'anima. E ancora di più, naturalmente, sapete già che cosa starà per dire, il momento in cui Gesù, dodicenne, si perde e viene ritrovato da Maria e da Giuseppe. Stupiti della sua intelligenza, delle risposte che dava ai dottori, in mezzo ai dottori del tempio. A vederlo, restarono stupiti e sua madre gli disse: figlio, perché ci hai fatto così? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo. Io e tuo padre, angosciati, ti cercavamo. Personale, lo faccio non per autoreferenzialità, lo
si accosta dicendole: volete farmi la grazia di venire qui per 15 giorni? Cioè, proprio la regina che a Bernadette non le dà del tu. Ci avete mai fatto caso? Ma questa cosa qui la trovo veramente evidente che è vera la rivelazione anche per questi particolari. La regina non dà del tu, tutti davano del tu a Bernadette, perché Bernadette era nulla. Degli angeli e su accetta con questa apparizione.
Ultime parole, una delle ultime.
perché non stai. Ma se tu pensi di poter fare la tua cuore, pensando di essere migliore di chiunque altro, coltivando il tuo odio, una volta si chiamava comunione sacrilega questa. Ma non so che prima parole. Ma un povero malfattore che gli dice: Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Evidentemente, chi poteva aver sentito queste parole? Magari gliel'avranno confermato le altre donne che erano con Maria, ma di sicuro, visto che noi sappiamo che all'inizio del Vangelo ci sono dei racconti che solo Maria poteva sapere, noi sicuramente Maria è lì per aver detto lei a Luca, ha detto anche Gesù il ladrone. Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Ha detto. Gli rispose: in verità ti dico, oggi sarai con me nel paradiso. Ma queste parole si sono dimenticate certi teologi. Sono, non ci sono solo i teologi alla carta, capito? Che prendono solo un punto vago: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Partono dalle vicende della storia, si dimenticano la rivelazione, si dimenticano quello che Gesù ha detto. Gesù, un secondo prima di morire, ha detto: tu oggi sarai con me nel paradiso. Cioè ha espresso la certezza del fatto non solo di dove stava andando, ma addirittura di poter dire che quel lago era con lui. Ecco perché c'è qua mia sorella, che è Paola, per sé. Paola, ecco. Paola, fai in modo, se per caso io muoio prima di te, spero, io questo, ho già detto in mille posti, è il Vangelo che voglio per il mio funerale, il buon ladrone, d'accordo, l'ho detto anche a te, se poi con altro proprio, sono proprio cattivi, perché lo voglio? Perché a me questo Vangelo mi riempie di consolazione? Perché Gesù è l'ultimo istante della sua vita, garantisce a tutti noi che il cielo c'è, il paradiso c'è. Thank you.
sotto lo sguardo del Padre: Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Ma certi teologi si sono dimenticati queste parole, gettando nella disperazione milioni di anime, milioni di cristiani con le loro false teologie sul silenzio di Dio, sull'abbandono del Padre, che anche Gesù è stato abbandonato dal Padre. Ma uno che un secondo prima di morire con lì sua madre dice: Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito.
farsi aiutare e non accettare una mano tesa, perché lui è depresso. Depresso non vuol dire cana libera tutti, cioè non è che pur essendo uno rimane depresso, è peccatore, malato di una malattia grave, è peccatore. Cioè c'è qualcosa di peggio della depressione, ed è il peccato di chi è depresso, perché continua a non essere peccatore, cioè essere pieno di orgoglio, per cui nessuno ti capisce, nessuno ti può aiutare, per cui tu sei già tutto.
che sono quelle che ogni sacrosanto giorno hai a fianco, lo Spirito Santo. E quando tu ami i vicini, arrivi a poter piantare, quando tu dei vicini vicini che hai accanto a te, per potenza di Spirito Santo, riesci a fare una chiama di Dio, allora lì puoi dire grandi cose ho fatto in me. Non so cosa vuoi dire queste parole per me, però mi piace molto. Sapete, quando si fanno sti buchi, i topi, è ovvio.
necessario che prendi il demonio, perché la gente è normale, cioè, quindi vedi come cosa pensano, cosa dicono, e quindi devi sentire un po' anche che aria tira. E quindi con mio padre, i miei amici da bar, si fanno delle cose da bar, che sono quelle storiche, stupidate, calcio, finché non capiamo che
questa serata, portandoci anche noi nel cuore quello che abbiamo ascoltato, soprattutto quelle contraddizioni che abbiamo sentito emergere ascoltando Padre Maurizio. Salve. Amen.
pace. E grazie a Dio.